Buongiorno e buonasera a tutti. Oggi vi vorrei parlare della liberalizzazione delle sostanze stupefacenti. Perché questo? Perché continuo a leggere nei giornali, vedere in televisione dei personaggi che parlano sempre che semplicemente liberalizzando la droga si risolverebbe il problema dello spaccio e della criminalità organizzata. Io sinceramente non sono molto d'accordo su questo perché ci sono degli aspetti da valutare e quindi a volte penso a questi personaggi che si prendono questa briga di sponsorizzare la liberalizzazione della droga, mi domando perché e perché non pensano ad altre conseguenze che può dare la liberalizzazione della droga. Quindi io ho fatto un elenco di miei pensieri che contrastano la liberalizzazione della droga. E ve li voglio esporre, poi logicamente voi giudicherete se ho centrato in pieno, se ho sbagliato, se hanno ragione questi personaggi qua, anche se ho molti, ma molti dubbi. Adesso vengo ad elencarvi i miei pensieri. Allora, continuano a morire ragazzi a causa della droga. E questo è il primo problema. Allora, nonostante che la droga sia illegale, i ragazzi che hanno disponibilità di denaro la usano normalmente per lo sballo, perché purtroppo questo ormai è diventato una moda. Forse non semplicemente una moda, ma un incoraggiamento dalla società e dal modo di fare di determinati personaggi e purtroppo i ragazzi cercano di imitare. Chi ha poca disponibilità di denaro cerca e trova il modo di procurarsela. Qualche stupido pensa di risolvere il problema della criminalità organizzata legalizzando la droga, ma in verità cosa potrebbe accadere nel caso? Ed ecco i miei pensieri. La malavita sicuramente si potrebbe orientare su altri introiti, se gli viene a mancare logicamente la vendita di sostanze stupefacenti perché legalizzate, ma potrebbe anche essere interessata ad aprire catene di vendita ufficiali e magari con dei prestanome e rischierebbero il denaro sporco. Secondo punto. Come del resto abbiamo visto anche dei rapper prendere l'occasione per aprire catene di negozi che, collegate alle parole O Maria Salvador, non fa altro che incitare i giovani all'uso di sostanze stupefacenti, per non parlare di altri trapper o rapper, come si definiscono, che nei loro demenziali testi citano le droghe e minimano l'uso di stupefacenti, dando esempi negativi. E ancora si notano questi rapper nei video che parlano con occhi lucidi, biascicando le parole con termini volgari rivolte ai politici che non amano che si legalizzi la droga. Le sostanze stupefacenti legalizzate sarebbero alla portata di tutti e a un minor prezzo, e questo non è un problema da poco. E il risultato è che avremmo più ragazzi con un abbassamento di età e con il cervello cotto dagli stupefacenti, perché si è libera e da come si parla che si può acquistare già dall'età di 16 anni, apriti cielo, non c'è bisogno che vi dico a cosa andremo incontro. Risultato che potrebbe crollare sicuramente lo spaccio del fumo, ma non crollerebbe lo spaccio delle sostanze forti, come la cocaina, che continuerà ad essere richiesta e sicuramente ne aumenterà il prezzo, che non turberà i ricchi, ma che metterà sempre in brutta situazione chi non dispone di molto denaro e mettendosi a disposizione nelle maniere più miserabili per una dose. Non cadiamo nei tranelli di questi stupidi personaggi e politici che predicano la liberalizzazione.
in quanto dalle esperienze degli stati che hanno liberalizzato la droga, non hanno avuto effetti positivi. Quindi, essendoci già esperienze in merito, mi pare un'idiozia provare anche in Italia. L'unica cosa che si può fare in Italia è reprimere chi spaccia la droga, non farli girare nelle piazze indisturbate, arrestarli con il carcere pesante, battere su questo tasto in modo di disincentivare al massimo lo spaccio, quindi meno spaccio, meno uso di droghe pesanti. Inoltre, ci deve essere una massiccia informazione nelle scuole, sensibilizzare i ragazzi di non usare tali sostanze invece che predicare il gender. Ancora da dire e da ribadire che partendo dal fumo si apre l'anticamera per saltare a sostanze più pesanti. Numerosi studi statistiche hanno appurato che le droghe, oltre che creare assuefazione ed alcune ad una dipendenza già al primo uso, sono la causa di incidenti stradali, beghe per futili motivi, collere e litigi nel ménage quotidiano. Non si capisce perché ci siano personaggi che continuano con la tesi della liberalizzazione. Pare forse che si voglia un popolo drogato, forse per controllarlo meglio? Pensiamo bene a questi pensieri e spero di avervi dato dei buoni consigli. E vi invito sempre a visitare i miei siti, che troverete a fine di questo video l'indirizzo del mio sito, dove da lì potrete accedere ai vari social. E vi ringrazio nuovamente, vi saluto, buongiorno, buonasera a tutti e alla prossima.